Cari amici, siamo in un'emergenza sanitaria senza precedenti. Siamo in una crisi economica che lascerà sicuramente il segno. E in tutto questo ciascuno deve fare la sua parte. Il governo, col decreto Cura Italia, ha stanziato i primi 25 miliardi e tanti ne serviranno ancora. Questi 25 avranno un effetto leva di 340 miliardi che porterà liquidità in imprese e famiglie. Il Presidente Conte in questo momento in Europa sta trattando per ottenere sostegno e solidarietà per il nostro Paese e anche per gli altri, senza che siano imposte condizioni capestro. E in tutto questo però anche noi parlamentari dobbiamo fare la nostra parte. Come sapete, come Movimento 5 Stelle, dal 2013 restituiamo parte del nostro stipendio e lo restituiamo alla collettività. Da allora abbiamo restituito 110 milioni di euro. Sì, non è una cifra piccola, la ripeto, 110 milioni di euro è quello che dal 2013 ad oggi abbiamo restituito alla collettività. Solo la settimana scorsa abbiamo donato 3 milioni di euro alla Protezione Civile per acquistare materiali sanitari e attrezzature che servono oggi al nostro Paese. Ho letto di iniziative di questo tipo fatte da qualche gruppo politico, iniziative estemporanee di destinare una parte del proprio stipendio per un'iniziativa benefica. Forse è il momento che come parlamentari facciamo un'iniziativa forte, unica, coordinata, che dia il segno di vicinanza verso i cittadini che oggi sono chiamati a fare dei sacrifici enormi. Nei prossimi giorni proporremo agli uffici di presidenza di Camera e Senato di deliberare il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari e il risparmio destinarlo ad iniziative verso i cittadini per superare questo periodo di emergenza. Non servono leggi, non servono decreti, non è una fake news come quella che avete visto girare nei giorni scorsi. Basta una delibera degli uffici di presidenza. Poche ore di seduta e avremo ottenuto un risparmio di 60 milioni di euro l'anno. Un risparmio che sicuramente non risolve i problemi di questo paese. È una piccola parte, sono tanti miliardi che servono, però è un piccolo e importante segno, un segno di vicinanza tra cittadini e istituzioni. E lo possono fare anche le regioni se lo facessero tutti i consigli regionali di deliberare domani di dimezzare lo stipendio dei propri consiglieri, avremmo una grande cifra a disposizione della collettività. Sicuramente qualcuno ci taccerà di antipolitica, di populismo, no, non è tutto, non è questo. Noi lo facciamo dal 2013 a oggi, quindi per noi non cambia nulla. Però invitiamo anche gli altri a fare come facciamo noi, di dimezzarsi lo stipendio e di destinarlo alla collettività. Per questo, nei prossimi giorni, l'iniziativa che lanceremo e su cui punteremo è quella di dimezzare lo stipendio dei parlamentari per aiutare questo Paese a superare questo momento di crisi.